riuscite a sentirmi? Sì. 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 Prima di iniziare, papà, tanti tanti auguri. Allora, la prima cosa, io non parlo molto bene italiano. E la mia cugina Michela me l'ha ricordato prima. Quindi non potete correggermi se non parlo bene italiano. Se no, vi parlo in inglese. Allora, prima di tutto so che mamma e papà vi vogliono ringraziare a tutti che siete venuti da qualsiasi parte d'Italia, da Roma, qualcosa, quindi vi voglio ringraziare per essere qui a partecipare, a festeggiare papà e i 90 anni. Bene. Come? È il foglietto dell'altra volta. Eri l'unico che l'ha ascoltato. E mi sembra ieri che abbiamo fatto questo discorso per papà, quando papà ha festeggiato gli 80 anni. Quindi gli anni passano molto molto velocemente e oggi festeggiamo i 90 anni di papà. Il 90 è un numero molto speciale. È il prefisso per la Turchia. Se voi volete chiamare la Turchia, fate 0090 e chiamate la Turchia. Un numero abbastanza importante. Vogliamo chiamare la Turchia. Al giorno d'oggi. Il 90 è anche il numero speciale atomico per il torio. Riccardo, conosci Torio? Sì. Nucleare, un po' debole, però un metallo nucleare. 90 sono anche i minuti di una partita di calcio. Noi tutti, papà, speriamo che andiamo ai supplementari e ai ripetitori. Bravo! Di questi 90 anni, questi 90 anni, 71, papà mi senti? Sì. 71 sono stati passati con mamma. Il 78,9% della vita di papà è stata passata con mamma. Mamma, sei un eroe! Mi sono fatto i conti dei giorni. 25.915. Se papà fosse stato un cantautore, avrebbe scritto 25.915 giorni di me e di te. Ho guardato come personalità di papà, come figlio, come fratello, come marito, come padre, come nonno, come zio. Quest'anno invece voglio dedicare questo discorso a come tutti gli altri vedono papà. Quando faccio interviste, colloqui per impiegare persone, vi faccio sempre la mia domanda favorita e di dirmi i 5 aggettivi. Che cosa? Non mi correggere, non parlo di niente. I 5 aggettivi che ti descrivono nel migliore modo. Allora, quando sono stato con le mie figlie, ho detto: quando tu pensi al nonno Geppino, quali sono i 5 aggettivi che ti vengono in testa? E loro hanno detto: loro hanno detto selfless, che io ho scusato su Google Translate vedere come si traduce in italiano. Selfless è altruista generoso. E la prima cosa, sì. Bravo. Mi è venuto in testa
seconda, che pure questo non si traduce molto bene, hard working, laborioso, laborioso, grande lavoratore, come se grande lavoratore, grande lavoratore, leale, loyal, gentiluomo e signore. E poi ho detto gran cuoco, perché papà fa delle omelette, solo lui le sa fare. E anche se le ragazze non lo vedono molto spesso, si ricordano sempre delle omelette che fa papà. E quindi gran cuoco. Geppino, ti ricordi quando abbiamo portato il polipo dalla Liguria? E l'abbiamo cucinato a Londra. Io so se chiedevo a mamma qual è l'aggettivo che descrive meglio papà, avresti detto bellissimo. Bellissimo. Ma è stato grandissimo, grande papà. Allora, questa sera voglio coinvolgere un po' tutti. E allora ho dato penna e carta alle mie nipoti, perché voglio che tutti possano dire un aggettivo che descrive papà, perché poi cosa farò? Farò un libro di tutte le fotografie, e farò un libro con tutti gli aggettivi e le fotografie di tutti intorno a noi, così possiamo celebrare questa serata tutti insieme. Possiamo fare, possiamo andare in giro, o possiamo avere volontari, possiamo Meglio fare come si giro, può fare, si può andare un po' in giro velocemente, è un aggettivo, le ragazze lo scrivono. Vai. E io andate, poi per le prossime 2 settimane e lo metterò.